Assessore, quest'oggi una manifestazione per dire basta ai veleni. Abbiamo visto anche uno striscione su cui era scritta questa frase. E alla fine il popolo è stato presente in questa manifestazione organizzata, lo diciamo, dall'amministrazione comunale col sostegno delle GADIT, delle guardie ambientali. E della Consulta Cultura e Pari Opportunità del Comune di Rocca Piemonte. Una manifestazione organizzata in tutta fretta, se vogliamo, ma sicuramente riuscitissima, perché hanno risposto all'appello tante associazioni di Rocca Piemonte, anche il Comitato dei Genitori dell'Istituto Comprensivo Monsignor Mario Vassalluzzo, che è stato qui con tanti bambini che sono venuti ad appoggiare quella che è una battaglia di tutti. L'ho definita una sorta di chiamata alle armi, se vogliamo, perché sicuramente in questi anni, pur essendoci stato un grande impegno da parte di tante associazioni, anche se vogliamo delle stesse istituzioni, però dobbiamo constatare che fino ad oggi poco o nulla sia stato fatto per disinquinare uno dei torrenti killer del Solofrana, del Sarno, che è appunto il torrente Solofrana. Dopo quella mattinata drammatica, se vogliamo, che ci ha visti qui, proprio in questo punto, in via Calvanese di Casali di Rocca Piemonte, assistere anche inermi ad un disastro ambientale, vedere questo corso d'acqua interamente bianco, con un effetto schiumogeno che esalava dei miasmi davvero irrespirabili che hanno bruciato le nostre gole, io penso che dopo aver assistito a tutto questo non si possa riuscire a restare indifferenti, a girarsi dall'altra parte, a far finta che il problema non sia nostro e non ci riguardi in prima persona. Di qui l'iniziativa mia, della Presidente delle GADIT Concetta Galotto, della Presidente della Consulta Emilia Desiderio e di tutte le associazioni che da subito ci hanno dato il loro appoggio e mostrando grande sensibilità verso una tematica che va affrontata. Io credo che purtroppo in questi anni si siano fatte solo chiacchiere e che sia arrivato veramente il tempo di far seguire i fatti a queste chiacchiere. Non ne possiamo più, davvero non ne possiamo più. Troppi morti, stiamo piangendo e non ne vogliamo piangere più. Basta. Il problema non è solo di Rocca Piemonte, lo ricordiamo, il torrente Solofrana parte da Avellino, dall'Avellinese e scende fino a Castellammare di Stabia. E sono tanti comuni diciamo, che bagna assieme poi al Sarno, quindi una faccenda che riguarda l'agro nocerino sarnese ma anche il vesuviare. Quindi a questo punto cosa si può fare? Si potrebbe pensare di fare, diciamo, un'unione di forza tra i vari sindaci? Sicuramente, questa è un'altra cosa per la quale mi batterò, perché non è possibile che un problema di tutti sia in effetti il problema di nessuno. E allora l'anno scorso abbiamo marciato su Solofra con tante fasce tricolori, fu una manifestazione riuscitissima, però anche dopo quella manifestazione non se n'è fatto più nulla. Sicuramente a Solofra non avemmo una grande accoglienza, voi eravate presenti, mi ricordo benissimo, e da allora purtroppo neanche nulla si è fatto. Allora vuol dire che dobbiamo cambiare registro e soprattutto dobbiamo mettere in atto tutta una serie di pratiche e di iniziative, ma anche con denunce alla Procura della Repubblica, che sono certa che siano state già fatte nel corso degli anni, però probabilmente vanno seguite un po' di più. Cosa si può fare a livello regionale e a livello del governo centrale? Che cosa fare? Sinceramente c'è tanto da fare. Dobbiamo iniziare a denunciare, a mettere nero su bianco e a seguire queste denunce, perché altrimenti restano lettera morta. Tavoli tecnici, consigli comunali monotematici, manifestazioni come questa e tante altre che sono certa seguiranno a questa, e bisogna mettere insieme i sindaci, ma fare una rete dei sindaci come si è fatto per il problema dell'acqua pubblica, farlo soprattutto per il problema dell'inquinamento del fiume Sarno, perché questo fiume un tempo era la vita di questi territori e oggi purtroppo ne decreta la morte. Le guardie ambientali d'Italia presenti a questa manifestazione, tra l'altro su territorio in modo particolare, lo ricordiamo, la Cavaiola, dove molte volte vengono sottoposte alle vostre segnalazioni, diciamo, determinati eventi un po' strani che si ripetono e stanno ripetendo negli anni, però sembra che
almeno da quel fronte, una piccola soluzione al problema c'è. Oggi sì. Però la situazione è abbastanza grave e critica. Qui alla Solofrana sì, purtroppo si vede. L'altro giorno è stato drammatico, io scendevo, andavo al lavoro, mi sono fermata qui sulla sponda e ho visto quello scempio. Purtroppo non sono riuscita ad andare al lavoro, mi sono fermata, ho allertato insieme ad altre persone che sono accorse qui con me. E poi nel giro di pochissime ore abbiamo organizzato questa manifestazione, perché io credo che il ferro deve battersi finché è caldo, altrimenti poi passa, ecco. E se veramente nel giro di una giornata siamo riusciti a portare così tante associazioni, comitati, sono arrivati anche da Scafati, da Pompeno, c'era Inferiore, noi c'era Superiore, Mercato San Severino, Cava dei Tirreni, se sono arrivati almeno una o due o tre rappresentanti, vuol dire che qualcosa abbiamo smosso, vuol dire che il problema è veramente sentito e la gravità dell'altro giorno è veramente maestosa, ecco. Lo diceva prima con l'assessore, c'è bisogno di controlli, perché è la prima cosa che serve. Voi state facendo un ottimo lavoro su Torrente Cavaiola, sì. C'era Superiore e adesso Cava dei Tirreni sotto l'attenzione. È sotto l'attenzione Cava dei Tirreni, sempre con delega della Procura della Repubblica, perché noi ci avvaliamo degli organi competenti, ecco. E il lavoro è molto più vasto, perché Cava è molto più grande, c'ha più ramificazioni, quindi bisogna controllare più canali che si mettono all'interno del torrente. Un buon passo è stato fatto, perché 4 sono state prese dall'Ausino in gestione, 4 fogne importanti che portavano un buon quantitativo di, chiamiamo, acqua, va all'interno del canale, al corrente del torrente Cavaiola. Quindi 4 fogne gestite ormai dall'Ausino ci hanno dato già grandissimi risultati, e oggi arrivare almeno dove è il ponte di Santa Lucia non troviamo acqua, veramente un grandissimo passo. Noi sappiamo che Cava dei Tirreni è priva di fogne, per molti tratti non ci sono le reti fognarie, ma i cittadini dovrebbero avere le vasche IMOF dove sversare e poi farle ripulire da quel famoso camion che fa questo per mestiere, ecco. Volendo parlare di Nocera Inferiore, quando ci sarà la mobilitazione da parte delle guardie ambientali su questo territorio? Allora, le denunce su Nocera Inferiore sono state già depositate presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. La Procura ci ha anche già delegato. Il fatto è che abbiamo avuto, come dire, un attimo di un impedimento, ecco, ma non da parte nostra, da parte di altri enti. L'assessore Scarfò si è impegnato personalmente con me, mi ha detto che faremo prima possibile, inizieranno prima possibile le indagini, così come commissionate, ordinate dalla Procura della Repubblica, quindi io credo che a breve o inizieranno i lavori, cioè le indagini, da dove arriva tutta quella roba, oppure, ahimè, dovrò sollecitare e costituirmi con un mezzo di avvocati e andare avanti, perché non posso sentirmi dire dai cittadini di Nocera Inferiore: tu privilegi Nocera Superiore e Cava dei Tirreni, a noi non ci pensi. Volendo fare, diciamo, un appunto sul tratto coperto di Nocera Inferiore, perché c'è un bel tratto coperto, come lo si fa a visionare, cioè come si fa a capire, a entrare lì dentro? Bisogna entrare con un'attrezzatura speciale, non si può entrare così. Purtroppo io non sono riuscita ancora a metterci piede, quindi io non so effettivamente cosa c'è lì dentro e tantomeno voglio fare delle illazioni, preferisco riuscire ad entrare con un equipaggio speciale, ci vuole per entrare là dentro, e poi magari se riuscirò darò contezza e notizia a tutti i cittadini che hanno il diritto di sapere, ecco, dove mettiamo i piedi, dove pestiamo, ecco.